Anticipazioni una vita. Puntate spagnole. Susana si sposa. Uno dei personaggi principali di Una vita presente sin dalla prima puntata è proprio Donna Susana. L'ex sarta è sempre stata una donna molto difficile, persino perfida nella prima stagione, ma ha sempre dimostrato di provare molto affetto per i suoi amici e parenti. Nelle puntate spagnole Susana farà una nuova importante conoscenza che cambierà la sua vita. Ecco i dettagli. Susana conosce Armando. Nelle puntate spagnole di Una vita, Susana vive momenti di noia dopo essere diventata pensionata. Si sente inutile e non sa come passare le giornate. A cambiare tutto, non solo per lei, ma anche per l'intero quartiere, è l'arrivo di Armando. Quest'ultimo è una vecchia conoscenza di Liberto, il quale, durante una merenda con tutti i suoi vicini al nuovo secolo XX, decide di presentarlo a tutti. Caballero raccoglie immediatamente la simpatia di tutti, soprattutto perché l'uomo dimostra di conoscere già José per le sue famose doti di chitarrista. Infatti, Armando racconta di aver partecipato a tanti concerti e quindi rivolge anche le sue congratulazioni a Bellita. Questa galanteria, ma anche questo carattere travolgente, colpisce tutti tranne Susana. Quest'ultima, infatti, non ha tempo per approfondire la conoscenza con Armando. In quei giorni, finalmente, la Seller ha avuto la possibilità di tenere occupata la mente e di lavorare proprio come faceva un tempo. Le è stato dato l'incarico di preparare un disegno per un concorso di moda organizzato da un importante stilista. Non passa, però, molto tempo prima che i due si conoscano. E subito sembra sbocciare una importante simpatia reciproca. Susana, però, appare molto titubante, poiché, secondo lei, pur essendo vedova, è fondamentale che resti fedele al marito fino alla fine. Armando, nel frattempo, diventa sempre più popolare nel quartiere anche grazie a sua nipote che fa conoscere a tutti. Si tratta di Maite, un'insegnante di pittura che immediatamente colpisce l'attenzione di Camino. Armando, però, non vuole lasciarsi sfuggire l'opportunità di corteggiare e frequentare Susana che gli ha fatto provare qualcosa. Di conseguenza invita la donna a cena con lui a casa di Liberto. Soprattutto con l'obiettivo di raccontarle qualcosa di più sulla sua vita e sul suo passato. Armando spiega di aver deciso di trasferirsi ad Acacias grazie a Liberto. E che il suo scopo è quello di trovare lì, finalmente, la serenità perduta. Caballero racconta anche di essere un ex diplomatico ed un uomo libero. Se quest'ultima notizia, inizialmente, scatena la gelosia di Susana, successivamente, l'ex sarta si infuria quando scopre un ulteriore dettaglio. Armando è stato sposato, ma è divorziato. Il matrimonio e la partenza di Susana. Susana prende la drastica decisione di allontanare definitivamente Armando da lei. Quest'ultimo è stato un uomo sposato. E questo significa che non è adatto a lei, essendo una donna profondamente religiosa. Susana, di conseguenza, si allontana dal caballero e smette di frequentarlo, malgrado le sue insistenze. Armando, esasperato, chiede consiglio a Rosina che, essendo una cara amica della zia di Liberto, potrebbe aiutarlo a corteggiarla. Rosina invita Armando a dichiarare semplicemente il suo amore, perché basterà questo per far capitolare, una volta per tutte, Susana. Caballero e la Seller vanno a cena. Ed il primo, dopo aver rassicurato Susana sul fatto di amarla e sul suo matrimonio ormai finito, la bacia. Susana non si sottrae, ma Casilda vede tutto. Questo fa sprofondare l'ex sarta in un forte imbarazzo, che, di conseguenza, le impedisce di nuovo di continuare la frequentazione. Le difficoltà, però, non finiscono qui. Perché Armando dovrebbe prendere parte ad una missione su richiesta di Re Alfonso XIII. La Seller, a questo punto, prende la decisione di lasciare tutto ed andare in Italia da Simon. Fortunatamente, però, Armando riesce ad evitare la missione. Susana, a questo punto, desidera convolare a nozze con lui. E ad Acacias ha quindi luogo il matrimonio tra i due. Rosina e Liberto sono i più entusiasti che queste nozze si celebrino.
e di conseguenza si trasformano negli invitati d'onore. Subito dopo il matrimonio, Armando ha la necessità di raggiungere New York per poter portare avanti il suo lavoro di diplomatico. Non avendo ormai più niente che la leghi ad Acacias, Susana accetta immediatamente di seguire suo marito oltreoceano. La donna abbandona definitivamente il quartiere. Amparo Fernandez, l'attrice che la interpreta, ha spiegato di avere impegni in teatro e che per questo motivo il suo personaggio non potrà più tornare nella soap almeno temporaneamente. Susana ed Armando lasciano insieme il quartiere, quindi, e vanno a vivere una nuova vita a New York. Che cosa ne pensate? Vi piace l'idea di vedere, per la prima volta, Susana intraprendere una relazione? Credete che possa tornare? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.